Mister, un'altra bella prestazione, un bel secondo tempo, però stavolta non abbiamo portato a casa niente. Sì, c'è rammarico perché quello che conta per adesso sono i punti e torniamo a casa a mani vuote. Secondo me il pareggio era il risultato più giusto, però bisogna fare i complimenti a Lecco, che è un'ottima squadra. Se si trova in quelle posizioni di classifica vuol dire un motivo c'è, e dobbiamo pensare alla prossima partita. Teniamoci questo grande secondo tempo e guardiamo avanti. Mister, un primo tempo così attendista, era preparata così la partita oppure c'è stata, non so, un po' di timidezza da parte dei giocatori o altro? Sicuramente nella nostra metà campo non siamo stati aggressivi come dovevamo, lasciavamo troppo libertà di palleggio ai loro centrocampisti, anche perché avevo la superiorità numerica dietro e ci hanno messo comunque in difficoltà. Secondo tempo è stata tutta un'altra partita. Siamo andati a credere più alti, senza paura, sicuramente erano più liberi di testa. Dispiace perché poi abbiamo preso un gol strano, brutto, come spesso ci capita che la fortuna in tante situazioni non è dalla nostra parte e noi non siamo riusciti a buttarla dentro. La doppia occasione di Corti, mister, quanto la fa arrabbiare? Piace per il ragazzo, per la squadra, perché ha lottato, ha corso, poi si sbagliano, dovessi sbagliare anche di peggio. Guarda la prestazione, a quello che ci hanno messo questi ragazzi, comunque non hanno mollato, sono stati bravi a rimanere in partita sempre. Tante volte regaliamo noi, anche magari senza essere sotto pressione, sbagliamo certe giocate semplici, ma ci sta, questi ragazzi stanno giocando ogni 3 giorni, la stanchezza sicuramente si farà sentire. E niente, andiamo avanti, intanto sappiamo benissimo che il nostro campionato è questo, c'è da soffrire fino alla fine. Complimenti all'Eco che ha vinto, guardiamo la prossima partita. Posso chiedere su Tremolada, non c'era né in campo né in tribuna, cioè né in panchina né in campo, cosa è successo? No, non stava bene, aveva qualche linea di febbre ieri, quindi è rimasto a casa. Va bene. Grazie.